Pessoa Luna Park è un progetto culturale irriverente, bizzarro, sognante, che cerca di trasformare gli spazi sottoutilizzati o abbandonati della città in piccole utopie, in piccoli spazi onirici. Un parco al centro di Napoli diventa un luogo della fantasia e della socialità. È stato presentato a Palazzo San Giacomo il Pessoa Luna Park, un progetto culturale allestito nel Parco dei Quartieri Spagnoli, ex ospedale militare, che attraversa con leggerezza l'arte, il gioco, la musica, l'educazione dei bambini, il benessere di comunità. È possibile bere, mangiare, giocare, riparare vecchi oggetti, affacciarsi verso le nuove tecnologie o assistere a un concerto di musica. È disegnato su misura di millennial, cioè di giovani adulti, per i giovani adulti, però è aperto veramente a tutte le generazioni. Alcune fra le installazioni del parco sono opere dell'artista Roxy in the Box. Con le installazioni che ho fatto a Pessoa Luna Park, di ricchiones, bigotteria, naturales, la biliardina, cioè quando io sto là e mi metto lì di lato a vedere come le persone giocano dentro le opere, per me è un'esperienza dal punto di vista mio da artista. Vedere delle ragazzine che giocano a bigotterie e perché devono centrare quel dito dove c'è scritto sono tutte puttane e con dei genitori vicino che spiegano il motivo per cui c'è quell'opera, io rendo quell'opera vincente. Dal 16 giugno appuntamenti di musica dal vivo con Tartaglia, Aneuro e Iovine, Gabriele Esposito, I Disintegrati, Aldo Lachi, Valà, Dada e Raiz in duo. Dal 16 al 18 giugno sono inoltre in programma laboratori d'arte per i più piccoli. L'ingresso al Pessoa Luna Park è gratuito a capienza limitata e consigliata perciò la prenotazione su www.pessoalunapark.it. Il Pessoa Luna Park è un progetto che rientra all'interno dei quartieri dell'innovazione, finanziato dai fondi europei, e siamo contenti di poter valorizzare tanti giovani che in una maniera così creativa, appunto innovativa, hanno deciso non solo di riprendere un luogo insolito della nostra città, ma anche di valorizzarlo attraverso percorsi culturali diversi dal solito. È stato detto che sembra entrare in un sogno quando si entra in questo Luna Park speciale, e quindi vorremmo che questa fosse un'esperienza e un'avventura che potessero vivere tanti napoletani e tante napoletane.